Dare la possibilità alle donne malate di cancro e che effettuano le chemioterapie di poter alleviare i propri problemi dovuti alla terapia per rivedersi belle allo specchio. Nella sala Nassiria, nella regione Campania, ha presentato il percorso sperimentale rivolto alle estetiste che vogliono specializzarsi nel trattamento delle persone sottoposte a terapia oncologica. L'assessore alle pari opportunità e formazione, Chiara Marciani, e il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, soddisfatte precisano. La Regione, oltre ad alcune attività che aveva già avviato, come ad esempio un finanziamento per le parrucche, per le donne che appunto per le terapie perdono i capelli, ha voluto contribuire con una sorta di corso di specializzazione per venire incontro a chi già sta portando avanti ad esempio dei progetti di estetica legata appunto all'oncologia, ma più in generale rispetto al sociale. Sono orgogliosa di essere stata io nel 2018 a proporre nella legge di stabilità che la Regione Campania potesse sostenere con 70.000 euro l'acquisto delle parrucche per i malati oncologici. Quindi è diventata una norma della Regione con risorse appostate, dovremmo rimettercele questo altro anno. Il progetto presentato nel dettaglio nelle parole della farmacista Miriam Mazza. Ricomincio da me è un laboratorio di cosmetica ed estetica oncologica creato a favore delle pazienti che purtroppo si trovano ad affrontare una terapia oncologica. Proprio perché mentre prima si pensava soltanto alla guarigione stessa della malattia, adesso invece vengono finalmente presi in considerazione dei nuovi temi come non soltanto la perdita dei capelli ma il riscoprire la propria femminilità.